ispirazione. Famolasco artisticamente rappresenta questo per me: natura, colori, suoni e paesaggio. È qui che ho scoperto la tecnica dell'acquarello, prima nell'arte botanica, poi nel paesaggio. Stiamo vivendo un grande momento di riflessione in cui bisogna ritrovare il proprio senso esistenziale, prima ancora dei rapporti sociali. In ognuno di noi c'è una scintilla che ha bisogno di essere accesa. Siamo circondati da tutto ciò di cui abbiamo bisogno e dobbiamo ispirarci a questo e a ciò che abbiamo intorno per rispetto della vita stessa. Cercarsi è la parola giusta. L'ispirazione nasce da ciò che vediamo: un libro, un fiore, una montagna o semplicemente il silenzio. Quando devo dipingere mi ispiro a ciò che un paesaggio mi trasmette, anche con brutto tempo, che accentua le tonalità e ammorbidisce i toni. Dipingere è come fermare il tempo, e un semplice acquarello può diventare un piacevole ricordo di un momento da rivivere ogni volta che lo si osserva. I colori prendono forma sulla carta. Dopo un veloce schizzo a penna, il paesaggio entra nel dipinto in maniera semplice e aspetta di vedere cosa siamo capaci di fare, ma qualunque risultato può essere migliorato, un po' come il tempo dopo una giornata di pioggia. Ad acquerello finito, ci si sente realizzati. Questi sono piccoli momenti che diventano importanti, testimonianza di un passato e di un passaggio in questa vita, così breve e così difficile a volte. Ma il ciclo della natura e delle giornate insegna che fino a quando una passione risiede nel nostro cuore, ci sarà sempre la possibilità di vivere in pieno la propria vita, anche solo per un istante, catturato dagli occhi e impresso su un foglio di carta.